Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, chiese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete, questo è il calice di sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. A testimoniare questo momento
Vaticano e in particolare nel modo per questa Chiesa Madre. Quando sono giunto nella Chiesa Madre di Vaticano, il culto di San Vincenzo veniva celebrato al monastero lì dove ha sede la comunità. Ho voluto che questa celebrazione venisse ricordata qui contro ogni parere che mi sconsigliava di farlo, perché mi si diceva, così come si dice e si continua a dire, ma lì sopra chi ci sta? Ma perché? Io figlio, anche se lontano, non vado a trovare mio padre. Anche se in altra sede non vado a trovare mia madre, se la riconosco come tale, se mi sento figlio. Perché riconosco in quel luogo, in quel luogo familiare le mie radici. E allora non ci sono distanze che tengo. E la vostra presenza qui, carissimi, ne è una testimonianza. E allora vorrei concludere questo mio intervento proprio con questo dono, che vuole ricordare, ricorderà per sempre questo momento di grazia. Thank you.
Signore con la vostra vita, andate in pace. Crediamo, grazie. Non si capisce cosa sei.